interrompo per un attimo il percorso all'interno degli attori che riprenderò poi nel prossimo video di questa rubrica. Perché in questi giorni nelle sale è uscito il film di un importante regista inglese dedicato proprio a questo grande maestro dell'avanguardia, colui che ha portato ad altezze inimmaginabili, ma soprattutto al successo mondiale, il cinema sperimentale e soprattutto il cinema russo, e che ha ridefinito i limiti teorici della settima arte. Chi era Sergei Mikhailovich Eisenstein? Eisenstein era un regista, ma soprattutto teorico e anche uomo di teatro russo, nato a Riga in Lettonia nel 1898 e morto a soli 50 anni nel 1948 a Mosca. Nasce appunto in questa cittadina Riga, che adesso è Lettonia, all'epoca faceva parte dell'impero zarista russo. Studia al liceo a Riga, poi dopo la rivoluzione del 1905 si trasferisce a San Pietroburgo, che all'epoca, che poi insomma sarà ribattezzata Leningrado dopo la rivoluzione sovietica, e proprio la rivoluzione sovietica fa scattare qualcosa in lui. Durante il liceo lui comincia a interessarsi di arte, di storia dell'arte, di estetica, di psicologia e di architettura. Seguirà i corsi di belle arti mentre frequenterà la facoltà di ingegneria e parteciperà alla rivoluzione d'ottobre, alla rivoluzione sovietica del 17, contro il padre che era un militare zarista. Questa esplosione di conflitti fa scattare non solo una coscienza artistica, ma soprattutto una coscienza politica in lui, che parteciperà da creativo, da artista, a quella che sarà poi la grande rivoluzione, il grande impero sovietico dal 1917 in poi. Il vero cambio di prospettiva sarà quando, dopo aver vissuto a San Pietroburgo, si trasferirà a Mosca per frequentare il teatro, il mondo del teatro, il Proletkult, e lì conoscerà Meyerkold, uno dei massimi teorici ma anche pratici della regia teatrale, e assieme al quale, con i suoi spettacoli teatrali, comincerà ad elaborare le teorie del cinema, dell'arte e poi del montaggio, che saranno al centro del suo cinema. Cinema a cui arriverà nel 1924 con la regia di Sciopero. La grande rivoluzione teorica e cinematografica di Eisenstein sarà quella di dare al cinema sperimentale d'avanguardia un valore diverso da quello che aveva. Durante fine degli anni 10 e tutti gli anni 20 l'Europa sarà invasa da ondate di cineasti e di manifesti sperimentali del cinema, in Francia con l'impressionismo, con l'espressionismo in Germania e in piccola parte in Italia con il futurismo. Ma quello che farà Eisenstein, sulla scorta dei formalisti russi, dando poi là a tutta una serie di registi che appunto lo seguiranno in questo movimento, sarà qualcosa di assolutamente mai visto, ovvero spostare la riflessione teorica e pratica del cinema dal piano dell'estetica, della pura forma, a qualcosa che abbia a che fare, con i concetti, con le ideologie, con i valori. Eisenstein, lavorando a teatro, capisce che il cinema può essere, anzi è, l'arma principale per comunicare idee, per trasmettere valori, messaggi politici, anche per manipolare, nella peggiore delle ipotesi, la coscienza dello spettatore attraverso l'uso delle sole immagini, senza il bisogno della narrazione, ovvero attraverso l'uso sia delle immagini, quindi la costruzione dell'immagine, della potenza, della forza dell'immagine stessa, ma soprattutto attraverso il montaggio, che Eisenstein capirà essere il cuore pulsante, il centro nevralgico di tutta l'arte cinematografica. E la sua teoria cinematografica, che è quella che percorrerà tutta la sua carriera di regista, di cineasta, sarà proprio dedicata al montaggio, a capire come evolvere il montaggio e soprattutto come farlo evolvere per poter comunicare meglio con lo spettatore ad un livello più alto rispetto a quella della semplice fruizione passiva di una storia, quello di permettere allo spettatore di entrare con i suoi meccanismi, con la sua testa, con la sua capacità di comprensione di ciò che vede, di entrare nel processo attivo, nel processo reale del film, del cinema, andando sempre più lontano da un concetto realistico, naturalistico, che poi era quello che lo stesso Stalin invece stava cercando di imporre all'arte e alla cultura sovietica, e di andare verso un intellettualismo e un antinaturalismo non elitario, perché
l'arte sovietica non poteva essere l'Italia, ma anzi molto più comunicativo proprio perché coinvolgeva lo spettatore all'interno del processo della creazione di senso delle immagini cinematografiche. Come detto, il montaggio è al centro di questa riflessione, sono, potremmo grosso modo semplificare in tre passi, in tre gradini. Si comincia con la teoria delle attrazioni, che qui nasce dal teatro e dalla rilettura del teatro di Meyerhold come una sorta di circo intellettuale, e quindi la giusta posizione di due o più immagini forti che scuotano la passività, che scuotano la percezione dello spettatore, che lo risveglino e che lo rendano pronto a capire cosa gli sta dicendo, cosa gli sta comunicando il regista. Prima con Sciopero nel 24, il suo primo film, ma poi soprattutto l'anno dopo con La corazzata Potëmkin. Arriverà la teoria del montaggio delle attrazioni al suo apice, ovvero prendere qualcosa che attragga, che coinvolga, qualcosa che abbia a che fare con uno spettacolo estetico e unendolo e giustapponendolo, creare senso, produrre qualcosa da dire e da comunicare al pubblico. Il secondo step è quello invece del montaggio intellettuale, è un gradino superiore, soprattutto in ottobre e in parte nella linea generale si troverà, ovvero comunicare concetti astratti, mettere in scena, evidenziare dei concetti astratti, delle riflessioni politiche, ideologiche attraverso l'uso del montaggio. Ottobre è pieno di questi elementi, per esempio Kerensky che la scena, un'inquadratura di Kerensky che sale le scale montata a ripetizione per far sentire la follia dell'ascesa al potere. Il terzo step, il terzo passo è quello del montaggio verticale, quando poi ovviamente con l'inizio, l'arrivo degli anni 30 arriva il sonoro. Eisenstein ha bisogno di rivedere la sua teoria perché capisce che il sonoro, nel momento in cui viene usato con la stessa potenza suggestiva ed evocativa delle immagini, deve rivoluzionare il discorso del montaggio. Non può essere semplicemente un mezzo passivo per comunicare parole. Quindi non solo l'uso del sonoro, ma anche l'uso della musica. Alexander Nevsky, soprattutto, che sarà veramente un trattato di teoria della colonna sonora, di teoria della musica per cinema, sarà l'apice di questa teoria del montaggio verticale, ovvero quello che veniva dato per giustapposizione viene dato per sovrapposizione, l'asincronismo, il commento musicale e sonoro che deve essere staccato dalle immagini per produrre un senso ulteriore a quello che avrebbe se invece fosse meramente appoggiato sopra. Tutta una serie di teorie che io sto semplificando e che vi consiglio di andare a leggere nei meravigliosi scritti teorici di Eisenstein, per esempio La natura non indifferente, tutti i libri che lui ha dedicato all'arte del montaggio e all'evoluzione del montaggio, le biografie, le riflessioni critiche di altri storici e studiosi su Eisenstein e soprattutto due dei suoi più bei saggi su Dickens e su Walt Disney. Nonostante l'incredibile potenza dei suoi film e la centralità delle sue opere teoriche nell'evoluzione della storia del cinema, anche del cinema non d'avanguardia, anche del cinema non sperimentale, perché la grandezza del cinema sperimentale è quello di essere poi riutilizzato in modo più sottile nel cinema invece mainstream, potremmo dire, cioè nel cinema classico, nel cinema popolare. Nonostante questa grandezza e questa sua centralità nella storia del cinema, la sua vita invece, da dopo i grandi successi dei primi film, sarà sempre più osteggiata e la sua carriera sarà sempre più difficile per colpa della burocrazia sovietica e dei diktat di Stalin. Se l'arte e la cultura sovietica andavano verso un realismo socialista, le sue idee, la sua apertura mentale venne bollata come formalista, intellettualista e sempre più rigettata. Proverà ad andare in America, prima a lavorare con Hollywood e poi in Messico per girare Che viva Messico, ma avrà dei grandi problemi con i produttori. La sua presenza in America insospettirà Stalin, che lo farà tornare e praticamente gli impedirà di lavorare. A Parigi cercherà di realizzare un cortometraggio dal titolo Romanzo Sentimentale, non ci riuscirà. Verrà boicottato un altro progetto tra i più ambiziosi del suo cinema, Il Prato di Beijing, ma anche i film che realizzerà in Russia saranno comunque difficili, boicottati, con dei problemi di realizzazione da ottobre in poi, praticamente tutti. L'unico è Alexander Nevsky, questa pietra miliare del rapporto con la colonna sonora di Prokofiev, tra l'altro,
che sarà completamente accettato e completamente amato da Stalin perché vedrà quelle che sono una sorta di idolatria nei suoi confronti. Il film successivo, dopo appunto altri tentativi andati a vuoto, sarà Ivan il Terribile, diviso, progettato all'inizio in tre parti. La prima parte sarà amatissima da Stalin, che vedrà l'esaltazione di se stesso come Ivan. La seconda parte, che invece era più complessa e conterrà una sequenza a colori che vale quasi da sola l'intera carriera di non so quanti registi, sarà invece bloccata. Il film uscirà solo postumo, dopo che Stalin, ridotto praticamente alla stregua di un paria, sarà costretto a vivere scrivendo e solo come intellettuale, non più come regista, morirà di attacco cardiaco. Il film uscirà e sarà incompiuta completamente la terza parte, di cui lui aveva già cominciato però a lavorare. Questa comunicazione del cinema di Eisenstein non è solo una grande rivoluzione teorica, una grande rivoluzione formale, ma in realtà racconta la storia della Russia in quei primi 30 anni di rivoluzione, di come è cambiato lo spirito della rivoluzione leninista e di come poi è diventato. Anche i suoi film testimoniano questo cambio di non solo i film non compiuti e quindi le difficoltà di controbattere alla burocrazia sovietica, ma soprattutto i film compiuti raccontano l'evoluzione, la distruzione del sogno sovietico verso invece una consapevolezza di una dittatura che toglie fiato a qualunque tipo di creatività. Una creatività che comunque ritroviamo all'apice, una creatività, una ricchezza nei tre film che sono secondo me il cuore del suo cinema e che vi consiglio ovviamente da vedere subito su YouTube. Si trovano, come molti film del muto, si trovano per intero su YouTube e ovviamente ve li metterò qui da poter vedere subito con un click per conoscere meglio e per amare o per riscoprire se non se già conoscere questo regista immenso. Ecco, questo forse è il più difficile che dichiara che ho fatto, e anzi è quello che è meno completo, e per questo andate a cercarvi non solo a vedere tutti i suoi film, ma andate a cercarvi tutte le sue opere letterarie e le opere dedicate a lui, perché sono di una ricchezza, una miniera sconvolgente di idee, di intelligenza e di attualità cinematografica veramente senza pari. 1925, La corazzata Potëmkin. È ora di dire basta a quelli che citano il secondo tragico Fantozzi parlando di questo film. È un film di poco più di un'ora ed è la potenza del cinema all'ennesima. È un film che ha il pathos della storia, il pathos della vera storia di quello che successe a Odessa, e la grandezza dell'immagine, la ricchezza del montaggio, il cinema sperimentale d'avanguardia che dimostra come la vera avanguardia è quella di poter arrivare a ogni singolo spettatore in tutti i modi possibili, con l'emozione, con la riflessione, toccando veramente tutti gli strati dell'esperienza cinematografica. E questo film è veramente uno di quei film che vanno visti proprio per capire cosa è stato il cinema e cosa in realtà può ancora essere, capirne l'attualità e non la datatezza. Se trovate poi soprattutto la versione, non so se è quella che si trova su YouTube, però la versione con la colonna sonora curata o perlomeno approvata, la musica approvata da Eisenstein, capirete come in epoca di muto anche l'importanza del sonoro e dei suoni, quantomeno dei suoni musicali, sia incredibile in un autore, in un maestro oltre ogni tempo, come appunto Sergei Eisenstein. Non devo citarvi le scene più note, perché specialmente quella della scalinata o dei leoni le conoscerete. Vedetevi il film come un flusso di incredibile energia cinematografica. 1929, La linea generale, Il vecchio e il nuovo, uno dei film meno citati e meno amati forse di Eisenstein, ma secondo me è un film preziosissimo non solo perché dopo alcuni film in cui si celebrava la potenza della rivoluzione, la potenza dell'Unione Sovietica, in questo film comincia a fare i conti sia con un tipo di cinema diverso, andare verso appunto dei toni più lirici, ricreare atmosfere visionarie che avessero più a che fare con una sorta di intimità, con una sorta di impressionismo sovietico, ovviamente tra molte virgolette, ma soprattutto andare a riflettere e sposare alcune teorie che erano diverse da quelle dei formalisti, degli strutturalisti che più o meno Eisenstein segue, ma che erano delle teorie che avevano a che fare più con uno sguardo documentario sul cinema, senza scomodare Vertov e il suo cineocchio, però cominciare a raccontare quello che stava realmente succedendo, almeno provarci. E infatti venne quasi completamente bloccato. Il film però è un incredibile atto di
amore di meraviglia nei confronti della natura e di chi la natura la lavora, ovviamente cercando di rimodulare in base alle esigenze uno stile che sembrava già, che era già fortissimo, che era già incredibile, che pure aveva bisogno, avrà sempre bisogno proprio per la grande apertura mentale di Eisenstein, di continui lavori. Ecco, una mente che continuamente lavora su se stessa e che deve mettere in pratica quello che riflette. È questo, se ci pensate, il corpus del cinema di Eisenstein. 1946, Ivan il Terribile, è un film quasi opposto. Se da sciopero in poi, sciopero e ottobre soprattutto, ci sarà il grande caos nella rivoluzione, i grandi fermenti, la grande vitalità di un popolo che scopre se stesso, che scopre la propria forza, qui ci sarà la solennità del potere, la solennità della violenza che si esalta ma che allo stesso tempo tutto distrugge. Stalin, come quasi tutti i dittatori, non era acutissimo e non capì bene quello che stava realizzando Eisenstein. Lo capì dopo. La prima parte, infatti, gli sembrò una grande esaltazione dell'epopea staliniana. La seconda parte cominciò a capire quello che era il lavoro di Eisenstein attraverso la forma, attraverso l'immagine, attraverso le scene e i colori. Nella seconda parte, capire invece quello che era una incredibile tetro, durissimo atto d'accusa raccontato invece con una solennità che sembrava quasi di esaltazione classica. Il genio di Eisenstein sta anche in questo, nel raccontare la realtà estraendola completamente dal realismo, dal naturalismo. E io cerco, non sono veramente in grado di dire di più di questo regista perché è un regista che va visto, va studiato, va analizzato soprattutto con parole, insomma, da persone molto più esperte di me. Però spero di avervi fatto venire voglia di approfondire, di vedere i suoi film e di leggere le sue opere teoriche, che sono tra le più folgoranti della storia del cinema. Come detto, il prossimo che dichiara è dedicato, sarà dedicato a un altro attore, uno dei più grandi di Hollywood, ma di Eisenstein in realtà fra un paio di giorni continueremo a parlare per vie traverse.